Anticipazioni uomini e donne, registrazione Tronover, 18 febbraio 2017. Giorgio elogia Gemma a dispetto delle dame presenti in studio. Tina è entrata in studio indossando la coroncina della volta scorsa, quella recante la scritta «Vuoi fare l'amore con me?». Maria invece ha proposto un video, diventato negli ultimi giorni molto popolare sui social, una parodia delle avventure di Tina e di Gemma sul motivo della canzone vincitrice di Sanremo 2017. L'opinionista ha apprezzato moltissimo e poi ha presentato al pubblico una nuova versione della mummia, la mummia Pinocchio, in onore delle continue bugie raccontate dalla Galgani in programma. Successivamente, ecco che la conduttrice ha lanciato il consueto filmato con lo sfogo di Gemma. La torinese ha affermato di sentirsi stanca a causa dell'aggressività di tutti nei suoi confronti, compresa l'aggressività di Giorgio, che invece di attaccarla dovrebbe sentirsi orgoglioso di averla frequentata, soprattutto per il suo valore morale. La bionda piemontese ha affermato di essere consapevole dei suoi errori, ma non capisce perché a lei non venga perdonato mai nulla. Tina, dopo la visione del filmato, ha commentato dicendo che se Gemma è ancora single, forse non dovrebbe colpevolizzare gli altri, ma dovrebbe fare cadere la colpa su se stessa. La Galgani è entrata in studio accolta dall'applauso fragoroso di alcune sue sostenitrici, lodi che non sono affatto piaciute a Tina, che le ha giudicate inadeguate per una donna come lei. Poi ha chiesto a Maria di mostrare sul LED alcune immagini della donna che sono state pubblicate su alcuni importanti notiziari di gossip giorni fa e che evidenzierebbero l'incoerenza di Gemma, soprattutto riguardo alla questione Michele. Per la bionda opinionista, quanto da lei affermato di recente in puntata riguardo al Cavaliere non corrisponderebbe affatto alla realtà. Gemma si è difesa spiegando che le cose possono anche cambiare e Graziella è intervenuta dicendo che la bionda torinese è solita mentire, aggiungendo che la gente è davvero stanca di sentire sempre le stesse storie. Maria poi ha spiegato a Tina che le foto mostrate sono inerenti all'esterna che giorni fa la donna ha realizzato con Michele. I due si sono incontrati sulla scalinata di Trinità dei Monti. Lui non ha esitato a paragonarla ad una ragazzina. Dopo queste parole, Tina ha fatto bloccare il filmato, affermando ironicamente che il Cavaliere, per queste sue dichiarazioni, meriterebbe una sonora punizione corporale. Dopo questo siparietto, la De Filippi ha rilanciato nuovamente la visione del filmato. Michele, durante una cena in un elegante ristorante, le ha avanzato una richiesta: trascorrere un weekend meglio se nella sua città. Gemma ha risposto di sentirsi una ragazza con la valigia, cioè sempre pronta a viaggiare e giovane dentro. L'esterna si è conclusa con un bacio a stampo. Michele è uscito anche con Cristina. Gemma ha spiegato che l'uomo, proprio mentre era in compagnia della signora, ha cominciato a scriverle dei messaggi, ai quali ha preferito, nel rispetto della dama, non rispondere. Quando Michele è entrato in studio, non ha baciato Gemma, ma si è seduto davanti a lei e ha prontamente dato la sua versione dei fatti in merito all'esterna realizzata anche con Cristina. Michele ha spiegato di aver sì mandato dei messaggi alla Galgani, ma di averlo fatto quando non era in compagnia di Cristina ed è emerso che ha inviato degli SMS alla dama anche quando è uscito con la bionda torinese. Gemma non ha affatto gradito questo suo comportamento e Marco è intervenuto nella polemica, invitando la donna a non prevaricare su Michele, a dargli invece possibilità di spiegare e di ribattere. L'ha definita maleducata. Il battibecco che si è originato tra i due è stato piuttosto acceso. Michele ha spiegato di non aver mai detto a Gemma di aver chiuso con Cristina e ha aggiunto di sentirsi diviso tra quest'ultima e la Galgani e che gli servirà del tempo per fare la sua scelta. Decidere cioè chi possa essere la donna della sua vita tra le due. Quando Cristina è entrata in studio non ha esitato a dare la sua versione dei fatti. Ha spiegato di essere stata a Bari, a casa dell'uomo, ma di non aver fatto sesso con lui, che nel complesso l'ha trattata davvero gentiluomo. La donna, un po' seccata, ha specificato che non si sono lasciati travolgere dalla passione per volere suo e non di Michele. Tina ha accusato il Cavaliere di usare Gemma. Lui, di contro, ha risposto di non essere innamorato né di Gemma né di Cristina, ma di essere però attratto da entrambe.
per lui uomini e donne è come una festa ed è per questo in cerca di nuovi stimoli. Le due signore lo hanno definito bugiardo e incoerente, non esitando a sottolineare il fatto che non faccia altro che sminuirle. La Cipollari crede che Michele non sia interessato né all'una né all'altra e che il suo atteggiamento poco chiaro e limpido è perfettamente riconducibile al totale disinteresse che nutre nei loro confronti. Le due così hanno preferito chiudere. Passiamo alle altre storie. Tra Chiara e Giuseppe F. c'è stato un bacio a stampo. Lei lo ha definito elegante, composto, allegro e molto affettuoso. Quindi continueranno a conoscersi. Valentina ha fatto un ballo con Mauro, mentre per Giovanni sono arrivate Denise e Silvia. L'uomo conoscerà entrambe ed ha preferito però fare un ballo con la prima. Giorgio è andato di recente a Verona da Astrid, ma oggi una precisazione della dama ha scatenato un vero e proprio putiferio in studio. Astrid ha spiegato che il cavaliere si è lamentato riguardo al fatto che a Verona nessuno si fosse degnato di chiedergli un autografo o una foto, evidenziando così che il bel Manetti sembra più interessato alla notorietà ed alla visibilità che a lei. Il bel fiorentino però ha spiegato di non aver digerito in verità alcuni comportamenti della donna, che non gli sono affatto piaciuti. Ha affermato di esserci rimasto male quando Astrid non si è degnata di andarlo a prendere in stazione e per giunta non ha organizzato il pranzo. Una signora del pubblico è intervenuta nell'acceso battibecco, spiegando che Giorgio ultimamente appaia come un'altra persona, come se fosse improvvisamente cambiato. Gemma invece ha preso le sue difese e non lo ha attaccato. Dopo che Astrid ha fornito la sua versione dei fatti, Manetti successivamente ha spiegato di avere rispetto per tutte le donne, tant'è vero che quando giungono a Firenze per lui, non esita a raggiungere la stazione per poterle venire incontro. Inoltre, è solito organizzare il pranzo e l'intera giornata per poterle accogliere al meglio. Insomma, si preoccupa per loro. Poi ha citato una signora, Gemma, che lo ha rincorso in stazione con tacco 12 per poterlo accompagnare, rischiando addirittura di cadere e di farsi del male per lui. E proprio con questa signora è nata una storia d'amore. Ha affermato di detestare le classiche principesse sul pisello e che in studio le vede come un po' tutte così, tutte uguali, precisando che in alcuni casi, soprattutto dopo che le ha congedate, si è ritrovato anche a dover fare i conti con i loro commenti cattivi sui social. Per lui, poi, sono giunte in studio tre nuove signore, Lorenza, Antonella ed Elena. Il cavaliere ha deciso che approfondirà la conoscenza solo con la seconda. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.